È stata approvata ieri in Consiglio Comunale la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, nella quale è stato inserito l'importo di oltre 4 milioni di euro destinato alla concessione per la riqualificazione del centro sportivo di Villa Fastiggi. Ciò significa che la cittadella del pallone targata Vispesaro ha incassato l'ok da parte del Consiglio. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, ovvero tra Vispesaro e Mati Group in project financing con il Comune di Pesaro, prevede due nuovi campi di calcio a 11, uno di calcio a 5, due di paddle scoperti e uno al coperto. Oltre a questi saranno realizzate tre nuove aree, di cui una ristoro, una di gioco e una verde, insieme a nuovi spogliatoi, impianti fotovoltaici e tribune riqualificate. L'idea, come si diceva, è proprio quella di riqualificare, ma anche aumentare la potenzialità del centro sportivo. Per aggiungere alcuni dettagli, si può dire che oltre a riqualificare i campi principali, campo A, campo B, oltre alla realizzazione dei campi da paddle, del campo di calcio a 5, riqualificazione degli spogliatoi, quindi anche di tutto quello che sono gli impianti, c'è un'importante riqualificazione anche di tutto il sistema di illuminamento della struttura, che permetterà anche una migliore qualità del gioco in tutti i campi e in tutte le aree. C'è la realizzazione di spazi e ambienti dedicati alla struttura e dedicati alla società sportiva negli ambienti che sono attualmente presenti sotto le gradinate, che permetteranno di vivere in modo più completo ed efficiente anche tutta la parte organizzativa, diciamo, non quella prettamente gioco calcistica. L'amministrazione comunale mette a disposizione un luogo del comune per fare sviluppare le attività sportive in città su proposta della squadra della città. Non c'è nessun tipo di speculazione, non c'è nessun tipo di arricchimento da parte di qualcuno, c'è semplicemente la volontà di investire sullo sport e di far crescere la squadra della nostra città. Quindi mi sembra un'operazione molto importante, virtuosa. Fra l'altro, grazie al project, noi recupereremo anche le risorse che ci siamo impegnati a spendere con il credito sportivo, per il mutuo che abbiamo preso con il credito sportivo, quindi per il Comune è un'operazione virtuosa a tutto tondo. Virtuosa dal punto di vista sportivo, virtuosa dal punto di vista economico, e quelle risorse che risparmia il Comune in un investimento di questo tipo potranno essere investite dall'amministrazione comunale in altre strutture sportive della città. Nuovi progetti e riqualificazioni interesseranno anche l'area di Via dell'Acquedotto. Il Consiglio ha infatti approvato all'unanimità la variante urbanistica richiesta da Blondi SRL per la realizzazione di un locale per il pubblico spettacolo, con il recupero della struttura dell'ex acquedotto di proprietà Aspes. Il fabbricato rimarrà inalterato sia nella forma che nella volumetria, eccezion fatta per un ampliamento dovuto all'installazione di alcune scalinate. All'interno il solaio attualmente esistente verrà abbassato per realizzare due sale. Quella al piano terreno sarà destinata alla ristorazione e quella al piano superiore verrà invece destinata al pubblico spettacolo. È un luogo per pubblico spettacolo, ha già la destinazione, ha già la possibilità di realizzare pubblico spettacolo, ma con questa delibera permette di ampliare, fare lavori, ristrutturare meglio, soprattutto allargare l'offerta a tutti coloro che vogliono utilizzare questo immobile. Ad oggi lo potrebbero fare soltanto per la loro associazione. Ci tengo e sono contento di questa delibera perché finalmente possiamo mettere mano ad un'area che più volte abbiamo detto essere in condizioni abbastanza critiche, quindi spero che il lavoro che verrà realizzato possa finalmente mettere e dare la giusta dignità a quello spazio.